Tiziano. Dunque io devo presentare i relatori della serata, che sono il professor Oreste Calliano, che di consumerismo è uno dei maggiori esperti a livello italiano, direi anche a livello europeo, che in tempi pionieristici, insomma, si occupava, questi erano gli anni 80, Anni no? 80, sì, Ecco, in esatto. cui. Fu la prima consulta piemontese della tutela del consumatore, che è stata la prima in Italia. Piemonte aveva quantomeno primogenitura. Che è direttore del CEDIC, Sì. no? Che è questo organismo di studi europeo del diritto dell'informatica, no? E del consumo. E poi abbiamo invece una plurititolata, ecco, nel senso che è bravissima, ma di titoli non neanche. Dottoressa Petra. Ecco, che è la dottoressa Bombardi, che poi sì, insomma, focalizzerà l'attenzione su questo lavoro che ha fatto sui giovani e il denaro. Inizi tu. Sì. Anche perché appunto il professor Calliano, nell'evoluzione dei suoi studi e delle sue attenzioni accademiche, si occupa in questi ultimi tempi in particolare, no, di aspetti finanziari, quindi insomma sei proprio la persona ideale per. Sì, intanto ringrazio la Regione Piemonte e tutti voi della presenza per affrontare un tema che è un tema particolarmente delicato e direi di grande attualità. Avrete letto oggi sul giornale due notizie un po' shocking. La prima notizia si riferisce a quelle giovani che vendevano il proprio corpo per denaro e la seconda di questi tre o quattro genitori che hanno incominciato a dire che non hanno la capacità di controllare i figli, o meglio, il rapporto genitori-figli viene percepito con ottiche di tipo diverso. Questo pone tutta una serie di problemi che non è ovviamente compito nostro affrontare, ma pone anche il problema del rapporto dei giovani e del denaro. Il ruolo del denaro nella società di massa ha funzioni ben più ampie di quanto probabilmente noi immaginavamo. Non ha soltanto la funzione di corrispettivo monetario per acquistare beni o servizi, ma anche una funzione di status symbol. Chi ha denaro conta. Ricordo due dati: gli Stati Uniti d'America ci si presenta dicendo, per esempio, tra professori universitari, quanti denari porti all'università. Io sono andato là fuori dall'university, il direttore mi ha presentato John Smith $1 million, cioè io porto $1 milione, allora tu quanti ne porti? Io pensavo che mi dicesse che sono uno specialista di un qualcosa. No, lui era specialista di funding e portava $1 milione. L'altro aspetto è che chi non ha denaro non ha status symbol e questo per noi è particolarmente, almeno per me è particolarmente preoccupante, ma sta diventando un elemento rilevante. C'è poi un terzo aspetto che soprattutto nei confronti dei giovani è rilevante, il denaro può essere un elemento di riconoscibilità all'interno del gruppo. Se non hai denaro vuol dire che non conti e se non conti vuol dire che nel gruppo puoi non essere riconosciuto, perché il denaro è lo strumento con cui puoi comprare beni e i beni sono quelli dalle scarpe piuttosto che l'autovettura, piuttosto che i telefonini con cui vieni riconosciuto. A livello comunitario europeo i giovani vengono considerati tra i consumatori particolarmente deboli. Sono considerati deboli i giovani, gli anziani, le persone handicappate, quelli che noi definiremmo gli extracomunitari, cioè tutti quei soggetti che sono rispetto al consumo particolarmente degni di attenzione e di tutela. Io qua però farei una qualche distinzione, cioè l'espressione giovani a mio avviso è un po' troppo generica. Distinguerei gli infanti, cioè i bambini dai 2 ai 5 anni, che non hanno capacità di consumo,
ma sono soggetti molto importanti per le imprese, perché la pubblicità subliminare rivolta a questi ragazzini, anzi a questi infanti, entrerà poi nel loro cervello e difatti gli fanno la pubblicità degli autoveicoli, gli fanno la pubblicità della Coca-Cola, perché poi l'acquisteranno quando saranno grandi. E questo è un tema estremamente delicato che alcuni ordinamenti hanno preso in considerazione. Vi faccio un caso: la Svezia vieta la pubblicità durante i periodi pomeridiani, perché gli infanti non sono in grado di distinguere il messaggio pubblicitario rispetto alle informazioni. E quindi noi non siamo in quella direzione, ma per gli svedesi è vietato, è misleading una qualunque pubblicità che sia seduttiva o in orari rivolti agli infanti. Gli altri sono i bambini dai 16 ai 12 anni per i quali non c'è normalmente una loro capacità di acquisto, ma si acquista per loro. Pensate ai telefonini, ai computer e quant'altro, quindi diventano rispetto alle imprese strumenti di acquisto da parte dei genitori, e sono già i primi, io ricordo i miei figli, a incominciare a fare valutazioni in termini economici dei beni. Sono poi dei soggetti particolarmente interessanti per quello che viene chiamato il nag factor, cioè la capacità di rompere le scatole ai genitori e quindi di assillare i genitori negli acquisti. L'esempio classico è quello della grande distribuzione che mette alle casse tutta una serie di oggetti che il bambino voglio questo, voglio questo, la mamma per evitare compra. E questo è un elemento abbastanza interessante sotto questo punto di vista, perché il bambino che si è abituato a acquistare i beni attraverso questo meccanismo, c'è il rischio che poi se lo porti appresso per tutta la vita, e cioè che consideri l'acquisto come un fatto dovuto o acquisito. Provate a dire a un ragazzino che ha 17 anni e mezzo non hai diritto ad avere la macchina a 18 anni, credo che scoppi la rivoluzione francese in famiglia. Nel senso che sembra quasi un diritto costituzionale avere la macchina a 18 anni, mentre non lo è, e soprattutto nei momenti di crisi economica e con le situazioni ambientali probabilmente non lo sarà mai più. Solo che cambiare il meccanismo concettuale sulla base del quale i beni sono diventati importanti richiederà una generazione. Il mio nipotino che ha 6 anni lo abituiamo ad andare in bicicletta, ma uno che ha 17 anni che vede il fratello che ne ha 20 che ha l'autovettura dice: perché non ho io diritto? E poi ci sono gli adolescenti 13-18 anni, per i quali alcuni comportamenti sono sconvolgenti. Leggevo che negli Stati Uniti d'America la paghetta è mediamente di $100 alla settimana. Allora, $100 alla settimana sono una capacità di spesa particolarmente significativa, che richiede anche qua una valutazione attenta dei comportamenti, se vi è, e se non vi è, come dire, è il paradiso della pubblicità e del paradiso delle tecniche di marketing. E qua diventano determinanti il ruolo dei media, il ruolo del gruppo, il ruolo della scuola e il ruolo della famiglia. L'ho messo in ordine decrescente perché credo la famiglia sia all'ultimo posto rispetto ai consumi, mentre i media sono al primo posto. Pensate al ruolo che la pubblicità, e non soltanto la pubblicità, ma anche la pubblicità indiretta, cioè l'individuazione di beni che vengono utilizzati. L'esempio classico: fino a qualche anno fa gli attori non fumavano, adesso tutti gli attori fumano, anche se non sono fumatori. Perché? Perché è stata vietata la pubblicità del fumo, e allora le compagnie tabacchifere utilizzano questo meccanismo indiretto per reindurre il meccanismo del fumo. E infine ci sono quelli che vengono considerati ancora giovani, 19-25 anni, diciamo gli studenti universitari e poco più, nei confronti dei quali c'è un problema drammatico che è legato alla precarietà, all'ansia del post-studio e quindi alla necessità di fare degli investimenti e degli acquisti, e forse al timore di non saperli fare. Pensate al caso classico, la difficoltà per i giovani di mettere su casa e mettere su famiglia, avendone il desiderio e forse non potendolo realizzare. Qua c'è il fenomeno opposto della paghetta, qua c'è il giovane che probabilmente ha delle difficoltà a proseguire.
Che cosa ci dice il diritto? Direi molto poco sui giovani, se non una serie di regole che troviamo nel codice del consumo che vietano in particolare pubblicità e informazione ai giovani che sia profondamente seduttiva. Ne cito soltanto due. In materia di pubblicità non si possono utilizzare nei confronti dei giovani i ruoli degli insegnanti o degli altri soggetti particolarmente significativi come testimonial. Questo per evitare che il giovane ritenga che quel prodotto sia stato presentato in modo rilevante, penso all'enciclopedia in 26 volumi britannica che uno crede di acquistare per imparare l'inglese, mentre in realtà poi così non è. L'altro elemento importante è quello delle pratiche scorrette, pratiche commerciali sleali, hanno una particolare valutazione di tutela nei confronti dei giovani in quanto tali. Che fare in questa situazione? Non ci sono grandi ricette perché la società di massa ha spinto molto l'individualizzazione e la parcellizzazione, pensiamo anche alla crisi della famiglia, e quindi il soggetto individuale consumatore è alla mercé di tutte queste situazioni. Qualche strumento c'è, lo vedremo, ma non c'è molto. La strada più semplice, a mio avviso, è la formazione, cioè l'educazione economico-finanziaria, che da un lato previene queste situazioni e dall'altro abitua a gestire queste situazioni. Però anche qua, con riferimento all'educazione economico-finanziaria, dovremmo fare qualche chiarimento. Intanto io non parlerei di educazione, ma parlerei di formazione, perché l'educazione è abbastanza riduttiva. Questo viene dall'inglese financial education, ma tradurre education con educazione è un errore. Education vuol dire quello che noi chiamiamo in senso più ampio formazione. E perché questo? Perché gli approcci possono essere sostanzialmente diversi, a seconda di come si vede l'atto di consumo e quindi come si vede la posizione del consumatore. Primo approccio che conosciamo tutti, quello dell'economia classica. Il consumatore come soggetto razionale prende delle decisioni, fa funzionare il mercato, ottiene i risultati più efficienti, il prezzo marginale. Non è così, ma ci si illude che sia così. Allora, se questo fosse vero, qual è la strada? La strada è quella della informazione. Informazione che deve essere completa, informazione che deve essere chiara e comprensibile, quindi in un linguaggio chiaro e con concetti che siano accessibili. Pensate al famoso bugiardino degli strumenti farmaceutici, spesso incomprensibile o che crea ansie del tutto ingiustificate. Se vedete un bugiardino di imprese americane è molto chiaro, molto trasparente e spiega con un linguaggio colloquiale qual è la situazione. Bene, sul piano educativo cosa vuol dire questo? Questo vuol dire educare all'alfabetizzazione, al linguaggio economico e alle sue regole, gli elementi fondamentali. Che cosa vuol dire sconto? Che cosa vuol dire premio assicurativo? Che cosa vuol dire tasso di interesse? Sembra una cosa banale, ma delle analisi recenti che sono state fatte individuano che circa il 50% delle persone non conosce nemmeno cosa vuol dire un tasso di interesse. E quindi quando fa un investimento è chiaro che è alla mercé dei consulenti e quant'altro. L'istruzione alla lettura dei contratti e delle etichette. Non è facile capire un contratto e normalmente lo si firma. Non è facile decodificare un'etichetta e quindi confrontare prodotti, per esempio alimentari. Infine, un'educazione alla valutazione comparativa. Valutare la qualità dei prodotti non è cosa facile, valutare soprattutto il rapporto qualità-prezzo, che è probabilmente lo strumento con cui il consumatore può fare delle scelte. E questa è la strada normale dell'istruzione scolastica.
su cui si pongono dei problemi. Fare dei corsi ad hoc oppure inserirla nei corsi tradizionali. Io ricordo che una decina d'anni fa feci un corso proprio agli insegnanti a Parma e ci fu il dibattito. La obiezione che veniva fatta a un corso in più, dice qua continuate a riempirci di corsi, l'educazione come si chiama? Civica, l'educazione medicale, l'educazione, poi bisogna fare anche latino, greco, matematica, insomma. Ecco, allora la strada probabilmente è inserire questo nella matematica, nella storia, nell'italiano e cose di questo genere, però bisogna allora formare gli insegnanti a saper inserire come esempi non più il caso del rubinetto con l'acqua, ma il caso del tasso di interesse, che non è cosa così semplice da fare. Secondo tipo di approccio, il consumatore come soggetto a razionalità limitata. Sempre più ci si convince che il consumatore non decide con la testa, ma spesso decide con la pancia e a volte decide anche con l'intuizione, cioè decide con una serie di valutazioni che spesso portano ad errori cognitivi, a procedure di decisione standardizzate, a valutazioni del rischio non corrispondenti. Ci sono le persone ansiose che sono avverse al rischio, ci sono le persone invece intraprendenti che sono favorevoli al rischio. Ecco, qua qual è il tipo di formazione? Decodificare i messaggi pubblicitari. Io l'ho sperimentato con mio figlio piccolo, a cui ho fatto vedere in televisione una banca che aveva il suo logo. Era un logo molto arzigogolato, bianco su sfondo blu, e gli ho chiesto, ma è una banca antica o è una banca recente? E lui mi ha detto, è una banca antica. No, è una banca recente, ma ha usato il blu, che è il colore della chimica, della scienza, ha usato questo logo molto barocco, ma in realtà è nata ieri. Qual è stato il risultato di mio figlio? Che non vede più la televisione. Cioè che ha capito che decodificando i messaggi pubblicitari, spesso i messaggi pubblicitari sono persuasivi ma non sono informativi. Secondo elemento, valutare attentamente i costi e i benefici. E questo nel momento di crisi economica è particolarmente importante. Pensate alle situazioni di sovraindebitamento. Le persone si sovraindebitano perché sono sedotte dall'acquisto, e ci ha detto il capo del personale della GTT una cosa che non immaginavamo: non sono i giovani precari che sono i sedotti all'acquisto, ma quando da precari diventano stabilizzati, perché a quel momento danno delle garanzie e arrivano improvvisamente le società finanziarie, la vendita dell'autovettura. E uno si lascia prendere. Pensate che in Inghilterra, dove questi problemi erano già presenti da anni, le giovani famiglie sono indebitate 2 o 3 volte le loro capacità di reddito. Cioè iniziano la vita familiare comprando i mobili a rate, comprando l'autovettura a rate, facendo il viaggio da sposi a rate, dopodiché devono pagare per tutta la vita. Ecco quindi che si pone un problema da un lato di diritto del consumatore, e qua abbiamo qualche strumento. Uno strumento è il diritto al ripensamento, che è entrato ormai in numerosi contratti, e cioè la possibilità di recedere dal contratto entro 14 giorni con una raccomandata ricevuta di ritorno, e la seconda le garanzie post vendita, che come sapete hanno una durata di 2 anni più 2 mesi nei quali si deve fare la denuncia e che spesso vengono bypassate dal venditore, che dice no, mi dispiace, la garanzia è scaduta, perché la garanzia durava 1 anno. Sì, durava 1 anno la garanzia che mi dava l'impresa, la cosiddetta garanzia convenzionale, ma la garanzia legale vale 2 anni. Quindi, caro signore, e qua c'è un problema quindi di abituare ed educare a far valere i propri diritti. Quindi prima conoscerli ovviamente, ma poi farli valere. O direttamente o tramite l'associazione dei consumatori o tramite strumenti di consulenza sotto questo profilo. Di qui l'importanza di tutti questi organismi di consulenza.
che direi fino a qualche anno fa avevano un ruolo sociale significativo, ma non decisivo. Oggi è decisivo perché c'è la crisi economica. E non vi so dire, ma lo si leggono sui giornali, che numerose famiglie sono sovraindebitate. Quindi a questo punto il problema diventa un problema sociale, non diventa un problema economico. Le famiglie sovraindebitate non ripagheranno più la banca, le famiglie sovraindebitate non pagheranno più i debiti, e quindi sta sorgendo un problema molto importante di risolvere i problemi del sovraindebitamento. Terzo tipo di approccio, ancora più recente, l'approccio della neuroeconomia. Lo studio del cervello ha evidenziato che molto spesso i comportamenti sono condizionati in modo biologico, che siamo condizionati nelle reazioni a certi eventi, le reazioni di paura, le reazioni di ansia, le reazioni di euforia e quant'altro. E gli psicologi ci hanno dimostrato che probabilmente si sceglie con due pensieri diversi. Un primo pensiero molto rapido, intuitivo, che è il pensiero con cui uno, vedendo una persona, dice mi piace o non mi piace. E poi un secondo pensiero più lento, razionale, che prende in considerazione quella decisione, la riesamina e dice: ma momento, ripensiamoci, verifichiamo, vediamo, valutiamo, eccetera. E allora qua c'è un problema importante di educazione finanziaria, economico-finanziaria, alla gestione del proprio patrimonio, sia individuale che familiare. E qua diventa importante l'educazione dei giovani, perché è dai giovani che questa educazione passa alle famiglie. I giovani normalmente sono quelli che poi vanno in famiglia e insegnano ai genitori. Io ricordo che ho imparato a lavarmi i denti perché mio figlio, venendo in bagno, mi ha sgridato tremendamente dicendo: come si fa 12 volte a sinistra, 12 volte a destra, 12 volte sopra, 12 volte sotto? E chi te l'ha detto? Me l'ha detto la maestra, si deve fare così. Io da quel momento non arrivo a 12, ma 5 o 6 le faccio, perché sento la voce di mio figlio che mi ha detto: come? L'aria proprio del dire: ma tu da dove vieni? Dal mondo della luna. Allora, questo diventa importante nella gestione familiare, che può avvenire come? Non certo insegnando, ma sperimentando, e quindi sperimentando concretamente con giochi di ruolo, con valutazioni esterne e soprattutto con incentivi o disincentivi. Vi faccio un esempio che tutti conosciamo: il microcredito, che comincia anche in Italia a avere funzione, ma ha avuto soprattutto nei paesi in via di sviluppo una grande funzione. Yunus ha vinto premio Nobel, eccetera. Ecco, il microcredito funziona non perché uno è sanzionato perché non paga, le banche non intervengono, è la comunità che garantisce che quella persona, normalmente di sesso femminile, restituirà, perché se no restituisce la comunità, quindi c'è una forte sanzione sociale. Allora questo diventa uno strumento interessante per capire, soprattutto ai giovani, la sanzione sociale se per caso non paghi i tuoi debiti, e a monte la sanzione sociale se ti indebiti senza una qualche giustificazione, che non è probabilmente più la sanzione della famiglia, perché ormai la sanzione della famiglia funziona un poco, ma può essere la sanzione del gruppo, può essere la sanzione della comunità. Giungo alla conclusione per dire sostanzialmente che la crisi economica mette un po' in discussione quel che abbiamo sempre detto finora in materia di consumerismo. E cioè, mentre l'economia era in espansione, si parlava dei diritti del consumatore, e giustamente, cioè si diceva, in una fase di espansione dell'economia i diritti economici sono diritti civili, e questo è in gran parte acquisito. Poi, se non avviene, c'è la giustizia, c'è il ricorso agli strumenti che conosciamo. Ma adesso c'è un altro elemento, sono i doveri del consumatore, i doveri a un consumo sostenibile, i doveri a un consumo equo e solidale. Pensate, in un momento di crisi economica, acquisto le scarpe prodotte dai bambini nel terzo mondo o le acquisto leggermente più care, ma socialmente garantite?
una inchiesta dell'Ipsos ha evidenziato che i consumatori sono disposti a spendere il 9% in più se il prodotto è un prodotto socialmente garantito. Cioè, se qualcuno mi garantisce che quel prodotto è stato realizzato, sia pure in un paese in via di sviluppo, ma garantendo i diritti sociali. 9% è tanto, soprattutto in un momento di crisi economica. Vuol dire che io sono disposto a pagare di più se un prodotto è socialmente garantito. Allora, qua rispetto ai giovani un lavoro forte c'è da fare. Cioè, c'è da creare, a mio avviso, degli incentivi a comportamenti che loro hanno. Forse li abbiamo anche noi, ma li hanno soprattutto i giovani, e cioè lo scambio di informazioni peer-to-peer, lo scambio di informazioni in rete, che sono uno strumento potentissimo per i consumatori, perché ricevono le informazioni. Valutare i comportamenti comunitari e soprattutto, ultimo elemento, disincentivare determinati comportamenti che dal punto di vista del denaro possono essere pericolosi. L'illegalità, l'omertà e il conformismo. Sono scelte non facili, scelte forse anche controintuitive, ma scelte che a mio avviso, però poi lo possiamo valutare, la crisi economica ci pone davanti agli occhi. Grazie. Bene. Adesso tocca a lei, che è bravissima, e ci dovrà spiegare l'indimostrabile, cioè che il rapporto fra i giovani e il denaro non è un rapporto di tipo platonico, ma è un rapporto invece con delle implicazioni reali, effettive, anche in tempi di crisi, quindi dove il denaro davvero, di denaro ce n'è davvero poco. Buonasera, io per come argomento della tesi ho concordato con la mia professoressa Giovani e Denaro e ho effettuato un'analisi per cui, dalla quale è emerso che nella contemporaneità la crisi economica ha evidenziato la necessità dei consumatori di acquisire e di incrementare il loro livello di educazione economico-finanziaria per effettuare scelte più consapevoli in un mercato che sta diventando sempre più complesso, per riuscire appunto a orientarsi. Infatti, come ho accennato, cresce la complessità dei mercati finanziari e cresce appunto il grado di capacità discrezionale richiesto ai consumatori, vale a dire il grado di capacità di scelta all'interno di un'offerta sempre più vasta e sempre più articolata richiesto ai consumatori. E cresce anche il rischio a cui sono esposti i consumatori con ogni loro decisione. Però al tempo stesso non è cresciuto il livello di competenza economico-finanziario dei consumatori, che ad oggi è molto basso. Infatti è emerso che esiste un nesso diretto tra il livello di financial literacy, ovvero di educazione economico-finanziaria o formazione, e i comportamenti virtuosi in campo economico. Quindi è proprio per questo motivo che negli ultimi anni si sono moltiplicate le iniziative di educazione economico-finanziaria sia da parte di organismi sovranazionali che da parte di organismi, enti a livello, che operano a livello nazionale.
In particolar modo perché questo? Perché si è riscontrato che una maggior consapevolezza rispetto alle proprie scelte economiche e finanziarie apporta dei benefici non solo per l'individuo, ma per la società, quindi dei benefici sociali. E da questo nasce appunto l'interessamento nel sviluppare delle iniziative in tal senso. Ad esempio, a livello europeo, se ne è interessata la Commissione europea, che una tra le tante iniziative è stata lo sviluppo di una piattaforma multimediale, vale a dire Dolceta, che da giugno 2013, se non sbaglio, ha cambiato nome in Kanzmer Classroom. E all'interno di questa piattaforma sono resi disponibili per gli insegnanti, ma in realtà per chiunque ne sia interessato, degli strumenti didattici, dei materiali per introdurre all'interno delle loro lezioni nelle scuole gli argomenti, nozioni, argomenti riguardanti l'economia e la finanza, dunque per avvicinare i giovani a queste tematiche. Io stessa, insieme a una mia collega abbiamo partecipato a un progetto educativo promosso da un'associazione di consumatori, vale a dire la Di Consum, che abbiamo chiamato Chi ben comincia è a metà dell'opera. Perché? Perché si tratta di un progetto di prevenzione ma anche di informazione e sensibilizzazione verso i temi dell'indebitamento, del sovraindebitamento e dell'usura. Abbiamo così realizzato appunto questo progetto, che è rivolto agli studenti delle scuole medie superiori, l'abbiamo articolato in due parti. La prima parte è più teorica, in cui appunto è una parte in cui si spiegano attraverso una lezione frontale quelli che sono i temi, i concetti di indebitamento, sovraindebitamento e usura, per dare una base di nozione, e oltre a fornire dei consigli sulla gestione responsabile del denaro. Nella seconda parte, considerata appunto l'età del target, abbiamo pensato che poteva essere più interessante per loro coinvolgerli in un'attività che li vedesse un po' protagonisti. E quindi abbiamo proposto questo gioco di simulazione che abbiamo intitolato questo weekend Casa Libera. Abbiamo immaginato che appunto i ragazzi venissero lasciati a casa dei genitori per un weekend, e a loro veniva lasciata una somma di 80 euro, e questa somma doveva essere loro sufficiente per sopravvivere al weekend e non restare, vince il gioco chi non resta senza soldi prima dell'arrivo dei genitori. Abbiamo scelto appunto di strutturare un gioco di questo tipo in cui vengono proposte ai ragazzi alternative di consumo e decisioni di spesa, perché volevamo mostrare come nella realtà quotidiana le scelte di consumo abbiano un ruolo centrale nella prevenzione del sovraindebitamento attivo, quindi dare importanza alle scelte di consumo quotidiane anche dei ragazzi e dar loro la possibilità di distinguere tra quelli che sono i consumi necessari e i consumi invece superflui. Nonostante appunto negli ultimi anni si sia assistito a un maggior interessamento, a una maggior diffusione delle iniziative di educazione economico-finanziaria da parte di enti sia privati che pubblici, in Italia una cultura economico-finanziaria diffusa è ancora un obiettivo da conseguire ad oggi, forse perché manca anche un coordinamento
tra tutte le, una strategia a livello nazionale che coordini tutte le iniziative messe in atto dai vari enti. L'ICF Patti Chiari a conferma di, appunto, di questo livello di cultura economico-finanziaria insufficiente. L'ICF Patti Chiari 2010, vale a dire l'indice del livello medio di cultura finanziaria degli italiani, è risultato pari a 4,3 su 10, dove nello specifico questo indice scende ancora, il valore di questo indice scende ancora e arriva a 3,2 se si considera la quota, se si considerano i giovani, vale a dire di età compresa tra i 18 e i 34 anni, che quindi risultano i soggetti col più basso livello di cultura finanziaria. E invece sale a 4,6 per gli individui di età compresa tra i 35 e i 54 anni, oppure gli over 54. Quindi sembrerebbe che il livello di educazione economico-finanziaria cresca al crescere dell'età, ma questa crescita non è tanto legata a un approfondimento delle tematiche economico e finanziarie, ma più che altro a un bagaglio diverso di esperienze di vita. Inoltre, nel rapporto sulla vulnerabilità e benessere delle famiglie italiane del 2012 è stata evidenziata una relazione negativa tra il grado di vulnerabilità e il livello di education degli individui. Quindi da questo si evince che un individuo con un livello di educazione economico-finanziaria più elevato avrà un minor grado di vulnerabilità. Dalla stessa ricerca è emerso anche che la situazione delle famiglie italiane dal punto di vista economico e finanziario sempre non è così florida in tempo di crisi. Infatti il 50% del campione dichiara che nell'attuale situazione riesce appena a far quadrare il bilancio, il 15% invece per arrivare a fine mese deve intaccare i risparmi, il 6,1% è costretta a chiedere aiuto e prestiti e solo il 2,8% riesce appunto a dichiarare una condizione finanziaria florida che consente loro di risparmiare abbastanza. Un altro documento che ho dovuto prendere in esame per approfondire un po' la mia tesi è stata la relazione annuale sul 2012 della Banca d'Italia, che dedica una sezione alla situazione economico-finanziaria delle famiglie italiane. E dall'ultima relazione è emerso che la crisi ha inciso sui redditi delle famiglie italiane, riducendone la capacità di risparmio, che si è collocata su un minimo storico ed è pari al 7,9% del reddito disponibile. È un dato abbastanza importante, perché si considera che negli anni 80 questa percentuale era del 25%, quindi c'è stato un netto calo. E la ricchezza accumulata finanziaria reale è stata in parte utilizzata per far fronte alle difficoltà economiche ed è cresciuta ed è cresciuto il numero delle famiglie in condizioni di povertà, che è arrivato a essere il 13% del totale nel 2010. Inoltre si è aggravato un altro dei problemi storici dell'Italia, vale a dire la distribuzione della ricchezza. È risaputo che in Italia non è equa. E questo divario si è ampliato. Infatti nel 2010 la metà più povera delle famiglie italiane deteneva il 9,4% della ricchezza totale, mentre il 10% più ricco deteneva il 45,9% della ricchezza complessiva. Un altro dato importante è quello che riguarda l'indebitamento. Nel biennio tra il 2008 e il 2010 la percentuale delle famiglie indebitate è diminuita dal 24 al 21%, ma questo non perché le famiglie non necessitino più di finanziamenti, ma perché vi è una maggior selettività nella concessione di finanziamenti da parte degli intermediari finanziari.
Infatti appunto l'incidenza dei debiti finanziari sul reddito disponibile non è diminuita ma è aumentata rispetto all'anno a causa della contrazione del reddito. In questo contesto le famiglie hanno continuato a svolgere il loro storico ruolo di ammortizzatori sociali, sopperendo quelle che sono le mancanze del welfare italiano, e chi ha risentito pesantemente della situazione sono stati sicuramente i giovani. E la crisi ha reso più forte la dipendenza dei giovani dalle loro famiglie d'origine. Infatti l'instabilità del lavoro, la precarietà, i salari bassi hanno ridotto la propensione dei giovani italiani ad intraprendere percorsi autonomi, quindi anche diventare socialmente attivi. Nel rapporto giovani del 2013 infatti si parla di famiglia lunga, proprio per descrivere questa situazione di protratta convivenza tra genitori e figli ormai adulti. Mi è sembrato, alla luce appunto dell'attuale situazione economico-finanziaria italiana e in relazione appunto in seguito all'esperienza con la Diconsum, mi è sembrato interessante approfondire il tema del rapporto tra giovani e denaro attraverso una ricerca che ho condotto con una mia collega. E questa ricerca qualitativa ha l'obiettivo di indagare sulla percezione del valore del denaro degli adolescenti e anche e su quelle che sono le conseguenti modalità di gestione. Infatti abbiamo coinvolto in questa ricerca 60 studenti di età compresa tra i 17 e i 21 anni delle scuole medie superiori di Torino e Pinerolo, e appunto abbiamo affittato queste interviste in gruppi di discussione, in focus group, in cui abbiamo affrontato alcune tematiche. La prima di queste tematiche è stata quella delle fonti delle risorse economiche degli studenti adolescenti. E abbiamo individuato tre fonti: i genitori, la famiglia allargata e il lavoro. I genitori danno appunto denaro ai figli sotto forma di paghetta. E, infatti è emerso che 16 intervistati su 60 percepiscono una paghetta settimanale di 20 euro a settimana. Però la maggior parte degli indagati, il 73%, richiede i soldi quando ne ha bisogno. E comunque questi due gruppi sono accomunati dal fatto che i soldi ricevuti appunto dai genitori sono destinati a spese superflue, personali per il divertimento. E un'altra cosa interessante che è emersa dalla ricerca è stato il fatto che non esiste una linea netta tra la paghetta e il denaro all'occorrenza, una linea netta di confine, perché appunto anche coloro che ricevono una paghetta, nel momento in cui finiscono la paghetta prima del termine della settimana, ecco che chiedono i soldi ai genitori e li ricevono. Altra fonte di risorse economiche è la famiglia allargata. Infatti la totalità degli intervistati riceve dai nonni piuttosto che dagli zii delle somme di denaro, sia per occasioni particolari, compleanni, natali, ma anche in assenza. E la particolarità di queste somme di denaro sono prive del controllo da parte dei genitori, e quindi gli adolescenti hanno la possibilità di destinarle anche a spese proibite, non consentite dai genitori. La terza fonte è il lavoro. Infatti un terzo degli intervistati afferma di aver avuto un'esperienza di lavoro o continua o saltuaria, ma sempre subordinata all'attività scolastica.
e i guadagni consentono un maggior grado di emancipazione economica della famiglia, ovviamente. Il secondo tema affrontato è stata la gestione del denaro in relazione alla fonte di provenienza. Infatti, la maggior parte degli intervistati ha affermato che attua una diversa gestione del denaro in relazione alla fonte di provenienza, nel senso che il denaro, cioè nel senso che le banconote non hanno tutte lo stesso significato e il loro valore è legato alla fonte di provenienza, e questo determina un uso diverso del denaro in relazione alla qualità percepita, nel senso che per i ragazzi intervistati è più facile spendere i soldi ricevuti in dono magari dai nonni o dagli zii piuttosto che i soldi guadagnati attraverso il loro lavoro. Una minoranza però percepisce solamente la dimensione quantitativa del denaro e non la qualitativa, nel senso che percepisce il denaro come omogeneo, i soldi sono soldi, e quindi adotta lo stesso atteggiamento. E questo gruppo, abbiamo notato che in questo gruppo c'è una maggior propensione al consumo e una minor propensione al risparmio. Terzo tema è stato quello dei giovani della moneta elettronica. Infatti negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom per quanto riguarda la diffusione di carte di credito, di debito e prepagate. Il 34 indagati su 60 infatti possiedono uno strumento di pagamento elettronico. In ragione dell'età degli intervistati, dato che appunto la maggior parte non era ancora maggiorenne oppure maggiorenne da poco, ecco che lo strumento più diffuso è la carta prepagata, perché appunto non hanno conti correnti intestati o non li hanno ancora comunque. E infatti solo 8 dispongono di una carta di debito, e chi dispone di una carta di debito ha anche una carta prepagata. L'impiego delle carte è ristretto da alcune applicazioni e circoscritto a determinati luoghi di consumo, ad esempio utilizzata per gli acquisti online oppure all'estero, questo perché appunto è considerata più comoda e sicura rispetto alle banconote. Non è quindi uno strumento di pagamento per le spese quotidiane. La maggior parte dei giovani ha poi riconosciuto che l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico accresce la propensione al consumo e si spendono con più facilità le somme di denaro in moneta elettronica che in forma cartacea. Quindi emerge che hanno una sottostima del valore della moneta elettronica, che può essere ricondotta all'assenza della dimensione fisica della percezione visiva. Infatti appunto sembra che la mancanza del gesto di estrarre le banconote dal portafoglio e darle al venditore e non riceverle indietro, come avviene con la carta di credito che viene restituita, faccia sì che si abbia la sensazione di spendere meno. Sempre delle interviste è emerso che i ragazzi hanno fatto un interessante paragone tra la moneta elettronica e la moneta metallica, nel senso che appunto entrambe sono più facili da spendere rispetto alla banconota. È più facile spendere 10 euro in moneta che 10 euro in carta. E quindi sia per la moneta elettronica che per la moneta metallica diciamo c'è una sottostima del valore rispetto alla moneta, alla banconota. Il quarto tema affrontato è stata la socializzazione economica degli adolescenti nel nucleo familiare. È emerso che le famiglie italiane, le famiglie degli intervistati almeno, ritengono loro dovere supportare economicamente i figli durante il percorso di studi. Inoltre, una cosa interessante che è emersa è il fatto che non è più un tabù parlare di denaro in famiglia. I ragazzi ci hanno detto che loro sono al corrente della condizione economico-finanziaria delle loro famiglie
Inoltre, 56, la quasi totalità degli intervistati, 57 indagati su 60, conoscono l'ammontare degli stipendi di madri e padri. Però è emerso anche che loro non sono, loro sono sia a conoscenza della condizione economica finanziaria delle famiglie, ma sembrerebbero degli spettatori passivi, perché sono veramente poche le famiglie che li coinvolgono nelle decisioni, nelle scelte di carattere economico, e, oltre che incoraggiarli all'autonomia e all'emancipazione. Alcuni intervistati sostengono che, poiché il loro dovere è quello di studiare, l'essere mantenuti nel corrispettivo diritto. Dunque non si sentono in colpa a chiedere soldi ai genitori, però c'è anche da dire che la maggior parte afferma di sentirsi in colpa o comunque di essere a disagio nel chiedere denaro ai genitori, e appunto questo disagio è legato alla condizione di assoluta dipendenza economica. Infatti abbiamo posto alla domanda se le tue scelte di vita sarebbero differenti se fossi economicamente indipendente. Buona parte degli intervistati ha risposto, ha cominciato a fantasticare su quello che potrebbe essere il salto di qualità della loro vita se avessero delle risorse economiche proprie. E il quinto e ultimo punto è stato quello dell'educazione economico-finanziaria. Dalle interviste che abbiamo effettuato è emerso che i ragazzi hanno un'insufficiente padronanza dei concetti di base di economia e finanza. Infatti più della metà degli intervistati ha dimostrato di non aver chiaro, ad esempio, i concetti di indebitamento, di pagamento a rate e di rata a tasso zero. Ad esempio, una cosa che mi ha colpita è stata il fatto che alla domanda ma secondo voi il pagamento a rate è una forma di indebitamento? La maggior parte, una buona parte degli intervistati ha risposto di no. E tra quelli che hanno risposto di sì, la rata a tasso zero è sempre una forma di indebitamento secondo te? No, se è a tasso zero non è una forma di indebitamento. Se non ci sono degli interessi applicati non lo è. E quindi in generale c'è abbastanza confusione. Però l'85% riconosce, ritiene, riterrebbe utile partecipare a un corso di educazione economico-finanziaria. Un ragazzo ha detto per non essere disarmati di fronte al mercato, quindi magari c'è questo sentore di non essere ancora pronti, ancora adeguati ad affrontare il mercato attuale. E questo corso di educazione economico-finanziaria, secondo la quasi totalità degli intervistati, dovrebbe essere della formazione appunto economico-finanziaria, dovrebbe occuparsi la scuola, secondo gli intervistati, perché non si fidano dei genitori, hanno paura che i genitori, hanno detto che i genitori forse non sono abbastanza competenti per trasmettere loro delle informazioni corrette. Inoltre, dovrebbe essere proposta a ragazzi di quarta e quinta superiore, perché appunto è da quando si diventa maggiorenni che si è un po' più coinvolti nella vita economica. Inoltre, le lezioni dovrebbero trattare argomenti attuali ed inerenti alla quotidianità economica dei ragazzi, oltre che essere nell'orario scolastico, è stato specificato. Le conclusioni, secondo me la scuola può promuovere la diffusione dell'educazione economico-finanziaria, può essere sicuramente un buon punto di partenza, ma gli interventi degli insegnanti risulterebbero poco fruttuosi se non sostenuti dalla collaborazione delle famiglie. E questo, proprio per questo, l'educazione economico-finanziaria, i progetti di educazione economico-finanziaria non dovrebbero essere indirizzati solo al target dei giovani, ma a tutta la popolazione. E da questa auspicabile alleanza educativa tra scuola e famiglie, questa auspicabile alleanza appunto educativa tra scuola e famiglie potrebbe avere un ruolo centrale nella formazione di una generazione
economicamente e finanziariamente competente e in possesso degli strumenti necessari per orientarsi consapevolmente tra i continui mutamenti del mercato attuale.